Una donna denunciava di essere stata sequestrata e violentata da quattro persone a Napoli. Lo stupro avrebbe consumato all'interno di un camper vicino alla stazione centrale. La vittima, secondo La Repubblica e Il Mattino, è un cittadino 41 anni colombiani origine che avrebbe riferito agli agenti di aver ascoltato voci. Stranieri, forse arabi. Dettagli su cui sono in corso le indagini. Il procuratore di Napoli ha aperto un fascicolo per far luce su ciò che è accaduto. Vengono esaminate tutte le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il fatto negli ultimi giorni. I suoi torturatori lo avrebbero colpito da dietro con un oggetto schietto. Immobilizzato e coperto la bocca con una mano in modo da non poter chiedere aiuto. Quindi è all'interno di un camper. Il crimine di violenza di gruppo e accento grave presumibilmente. Per ora contro persone sconosciute. Il fatto è successo, a differenza di altri eventi simili. In pieno giorno e in un'area frequentata da molte persone. Gli aggressori hanno anche portato via oggetti personali prima di abbandonarla in strada.